primo cittadino del comune di Cesa, 2 anni di attività amministrativa. Come sono andati questi 2 anni? Beh, io vorrei in premessa citare una frase di Don Luigi Sturzo, che certamente tradisce le mie origini popolari e democristiane, che non posso nascondere perché, come diceva un mio amico, ciascuno di noi è la sua storia, e la mia storia è questa, e continuo ad essere un popolare anche se il partito non c'è più, ma i principi ispiratori ci sono sempre. Quella frase diceva questo: nella politica, come in tutte le sfere dell'attività umana, occorre il tempo, la pazienza, l'attesa del sole e della pioggia, il lungo preparare, il persistente lavorio per poi infine arrivare a raccogliere i frutti. In questa frase c'è il senso di questi 2 anni di esperienza amministrativa, il senso di un lavoro duro fatto prima per fare una ricognizione di ciò che c'era e poi per programmare il futuro. E devo dire che oggi, a 2 anni, si cominciano a vedere i frutti pratici di quello che abbiamo fatto, però non si capirebbe appieno lo sforzo e la grande difficoltà che abbiamo incontrato se non si capisse il contesto in cui siamo stati costretti ad operare. Siamo stati costretti ad operare in un contesto di gravissimi tagli che lo Stato ha fatto agli enti locali, che per quanto riguarda il Comune di Cesa ci hanno portato tra il 2012 e il 2013 a perdere qualcosa come 730.000 euro sul bilancio e quindi su una spesa corrente di 3 milioni e mezzo circa di euro, significa tantissimo. Non sappiamo ancora oggi l'entità del taglio che saremo costretti a subire per il 2014 ed è questo il motivo per cui non abbiamo ancora deliberato sia sull'IMU che sulla TASI, non avendo ancora gli elementi per decidere su quale tipo di tassazione spostarci. La stessa incertezza del governo sul decreto della TASI non ci ha permesso ancora fino ad oggi di indicare ai cittadini quali saranno i meccanismi di pagamento, ma spero che nei prossimi giorni diverrà almeno chiaro questo per poter andare avanti sulla emissione del manifesto di annuncio dell'IMU e della TASI. Fatto questa premessa, io dico che abbiamo operato in un contesto difficile e già nel 2013 abbiamo cominciato a concretizzare dei risultati e delle proposte. Dal punto di vista pratico, nel 2013 abbiamo istituito la commissione di valutazione del rischio sismico, che ci ha permesso per le abitazioni private fino ai 10,50 m di altezza di evitare il ricorso al genio civile e quindi lungaggini burocratiche per le aziende e per i cittadini. Abbiamo concretizzato i finanziamenti e come ben riferisce come ben ha riferito in altre occasioni l'assessore ai lavori pubblici, i finanziamenti per quanto riguarda la scuola media e la scuola elementare, che sono ormai una certezza, e chi ha ascoltato le statistiche di questi giorni sul cattivo stato di conservazione e sulla messa in sicurezza delle scuole d'Italia ben capisce l'importanza di questi finanziamenti. Ebbene, sono una certezza il finanziamento per la messa in sicurezza della scuola elementare e il finanziamento per la messa in sicurezza della scuola media. Se, come dice Renzi, la politica accelererà gli atti amministrativi e le lentezze burocratiche, io spero che nel corso di quest'anno possano iniziare almeno i lavori della scuola elementare e possiamo completare l'iter per la concretizzazione del finanziamento della scuola media. Nell'ambito ambientale abbiamo ottenuto un grosso risultato attraverso il finanziamento stanziato nell'ambito della prevenzione dei fenomeni della terra dei fuochi, ottenendo il 100% di quello che avevamo richiesto grazie a un progetto di ottimo livello. Siamo riusciti ad ottenere praticamente 4 volte quello che ha ottenuto il Comune di Napoli
questo ci inorgoglisce, e nello stesso tempo siamo riusciti anche nelle grossissime difficoltà economiche che abbiamo avuto con fondi comunali a bonificare quella zona periferica, la zona Arena, che è l'unico polmone verde di questo paese, che è a ridosso con Aversa, che è a ridosso con insediamenti turistici e che abbiamo restituito ai cittadini che amano fare jogging e attività fisica all'aperto. Ma stiamo andando avanti per recuperare altre zone periferiche del paese. Sul versante delle opere pubbliche ancora siamo in dirittura d'arrivo. Il nostro progetto di riqualificazione della rete fognaria di 2 milioni e 400 mila euro nell'ambito dell'accelerazione di spesa dei fondi comunitari ha superato la fase di coerenza progettuale e abbiamo presentato quindi il progetto esecutivo. Aspettiamo con grandissima fiducia che venga finanziato il progetto per poter poi passare alla fase di appalto. Sulla questione della palestra del fanciullo, questione estremamente dibattuta in passato, su cui si erano ventilati finanziamenti che poi non c'erano, che poi erano scomparsi, ebbene lì stiamo andando avanti a piccoli passi. È suggestiva la proposta del Movimento 5 Stelle, che noi per la verità era il nostro sogno quella che è la loro proposta, di recuperare quello stabile a fini pubblici per uffici e servizi ai cittadini. Quel sogno però che avevamo fatto e quella proposta che ci ha rinviato, ci ha rinnovato il Movimento 5 Stelle non è attuabile perché non ci sono fondi statali per recuperare quella struttura, anzi lo Stato in questo momento quello che ha di suo lo sta dismettendo, figuriamoci se viene a investire su un patrimonio che non è suo ma che è del comune. Però lì stiamo andando avanti con una politica di piccoli passi, recuperammo quell'area che era diventata una discarica a cielo aperto quando ci siamo insediati. Oggi stiamo andando avanti con la politica dei piccoli passi, è stato completato in questi giorni l'impianto elettrico, l'impianto idrico, è prossimo un primo lotto che ci verrà completare lo scheletro in cemento della parte iniziale attraverso il recupero di una somma di 120.000 euro di risparmi sulle opere pubbliche degli ultimi 15 anni che stiamo recuperando e quindi per poter utilizzare, come pure stiamo recuperando i 250.000 euro di un esproprio fatto dal Comune di Lusciano, sul Comune del Reno e il Comune di Cesa, per il quale mancava un adempimento burocratico che abbiamo fatto approvando in Consiglio Comunale la delibera di acquisizione di questi beni che erano ex sede, e abbiamo inviato al Comune di Lusciano che lo ha trasmesso proprio nelle settimane scorse al Ministero per sbloccare la pratica. Con questi fondi noi riusciremo quindi a fare un primo lotto e a recuperare quest'opera. Siamo fiduciosi anche per il risultato che potrebbero avere alcune altre nostre richieste che, se approvate e finanziate, potrebbero cambiare il volto del Paese e le abitudini del Paese per i prossimi anni. Ma per serietà, siccome noi, e io seguo sempre quello che diceva Sturzo, non promettete alla gente quello che non siete sicuri di fare, io su queste cose qui mantengo ancora il riserbo più assoluto, riservandomi di comunicarle quando ne avrò la certezza. Sindaco, per quanto riguarda il consorzio idrico, di quanto è il risparmio per i cittadini di Cesa? Di quanto è, di quanto è stato, di quanto sarà? Allora, il primo risparmio, indipendentemente dalla tariffa, sarà di non versare la quota annua di perdita del consorzio. Questo è un consorzio che viaggia in genere alla media di 4-5 milioni all'anno di deficit, di cui il Comune di Cesa dovrebbe farsi carico, avrebbe dovuto farsi carico ogni anno. Quindi questo è già il primo risparmio effettivo. Sulle tariffe c'è un risparmio che è intorno al 15%. Ovviamente noi siamo in una fase iniziale su questo ragionamento del consorzio, a parte che abbiamo un contenzioso ancora aperto e che io spero
non si risolva in termini negativi per il comune, perché questo ci porterebbe al dissesto. Se è vero come è vero che il consorzio non ha versato 730.000 euro per consumi di acqua d'acqua Campania, pur avendo incassato dai cittadini di Cesa una certa somma che non è dato sapere perché non ce l'ha mai comunicato e ce lo tiene nascosto. Sono in corso trattative molto serrate, perché il consorzio a voce, a chiacchiere, ci dice di voler adempiere ai propri obblighi con Acqua Campania e ci dice che è disponibile quindi a sollevare il comune da ogni responsabilità, ma fino a questo momento non si hanno atti concreti. Ci sarà a giugno, quindi tra una ventina di giorni, ci sarà l'udienza presso il Tribunale di Napoli, nella quale noi abbiamo chiamato in causa il consorzio nei confronti dell'atto ingiuntivo che ci ha fatto Acqua Campania. Siamo fiduciosi per questa udienza, ma ripeto, il percorso qui del consorzio idrico è tutto in salita. Colgo l'occasione per invitare i cittadini che non l'abbiano ancora fatto a fare i contratti con il comune, perché noi ovviamente dal 1 gennaio 2014 dovremo versare i consumi di acqua in proprio come comune al consorzio, e quindi a fine anno dovremo cominciare a discutere i consumi. È una fase difficile, è un passaggio importante, mi auguro che ci sia la collaborazione di tutti, e noi stiamo facendo uno sforzo enorme per uscire da una situazione disastrosa e di grandissima difficoltà nella quale ci siamo trovati. Potevamo fare come quelli che si lavano le mani, andando praticamente a dire: guardate, la cosa non ci riguarda, andiamo avanti così, poi vediamo che succede. Però non sarebbe stato onesto nei confronti dei cittadini di Cesa e nei confronti di questa comunità, che avrebbe visto di anno in anno aggravare quello che sono poi i debiti del comune, che ha il comune dovrebbe avere verso il consorzio in quanto socio del consorzio e quindi quel socio di un ente in perdita. Sindaco, un'ultima domanda, un'altra citazione le faccio. Uno statista governa in funzione del popolo, un politico governa in funzione delle prossime elezioni. Un amministratore locale come deve governare, secondo lei? Questo lo diceva De Gasperi. Sostanzialmente qui non pretendiamo di essere statisti, quindi non possiamo non governare anche in funzione di quelli che sono i riscontri immediati. Ovviamente una cosa la facciamo: noi non governiamo puramente in funzione dei consensi, che De Gasperi diceva, il politico governa in funzione dei consensi, lo statista guardando al futuro e al bene del popolo. Noi guardiamo al futuro. Certamente i consensi sappiamo che si ottengono quando governi bene e quando vieni capito. Molto spesso nell'immediato corri il rischio di non essere capito e di perdere i consensi. È una cosa che abbiamo messo in conto, è un rischio che vogliamo correre perché abbiamo la coscienza a posto e perché riteniamo che solo attraverso un lavoro di chiarezza nei confronti delle persone si riesca ad ottenere quello che sarà il futuro di questo paese, che è un futuro che probabilmente chi ci seguirà troverà sicuramente migliore di quello che noi abbiamo trovato. Grazie, Sindaco.